J.K. Rowling. E chi non la conosce? Autrice della saga di Harry Potter, da cui poi hanno tratto da 7 libri, 8 film, sceneggiatrice, perché ho scoperto che è anche sceneggiatrice di Animali Fantastici e Dove Trovarli, che per ora sono 2 film. Il primo è carino, il secondo è poi c'è l'opera teatrale, poi ci sono un sacco di altri romanzi, per lo più sconosciuti. Non sconosciuti come il mio romanzo, ok? Sconosciuti rispetto a tutto il resto che ha fatto, perché inevitabilmente quando crei l'opera che ti rende multimiliardaria, Harry Potter in questo caso particolare, qualunque altra cosa tu faccia sarà inevitabilmente all'ombra della tua, del tuo primogenito, della tua grande opera. E tra le varie cose, recentemente è uscito il maialino di Natale. È uscito un po' prima di Natale, ma non ho potuto leggerlo prima perché ho deciso di regalarlo a mia moglie per Natale. Quindi è arrivato il giorno di Natale, poi l'ha letto lei e poi finalmente io, che avevo 2 o 3 libri che stavo finendo di leggere, l'ho preso in mano settimana scorsa. E rispetto a quando sto registrando e a quando uscirà questo video, 5 giorni fa, l'ho cominciato martedì mattina, mercoledì sera, l'ho finito. Bello, scorrevole, va giù veramente che è una meraviglia, carino, qualche idea originale qua e là, basta, fine del video. Ci sarebbe da considerare il fatto che stiamo parlando della Rowling, però. Ora che ci penso, siccome è così una grande autrice, è inevitabile quando uno ha la testa infilata nei libri come ce l'ho io e anche nella scrittura, quindi non soltanto nel lato lettore, ma anche nel lato scrittore, che improvvisamente si cominciano a leggere le cose con un non so qual certo spirito critico e si cominciano a notare delle cose che, dopo aver avuto una conversazione con mia moglie riguardo al libro a cena, mi rendo conto essere probabilmente prerogativa di quelli come me. Ma ciò nonostante, bentornati su Uno Scrittore sul Web, vediamo un po' questo maialino di Natale. Allora, c'è da dire che non è esattamente una gemma di originalità. Perché? Perché la storia natalizia di questo bambino che, spoiler, deve andare nel mondo dei giocattoli per salvare il suo giocattolo, non è proprio la cosa più originale che mi venga in mente. Avete mai sentito parlare del mito di Orfeo ed Euridice? No, e se siete più nippofili, no, tutti appassionati col Giappone, ma poi appena si chiede qualcosa di più del nome del sushi, nessuno sa mai niente dell'ultimo manga o dell'ultimo anime, zero vuoto. Izanagi e Izanami, presumo che l'accento sia così, niente di niente. Beh, ve lo faccio in breve. La storia di qualcuno, questo può essere un dio, può essere un musicista, può essere una persona qualunque, che è molto innamorato di qualcuno, poi questo qualcuno muore, finisce negli inferi, e allora il nostro protagonista compie un viaggio negli inferi per recuperare la sua amata. Orfeo discende negli inferi e suona ammaliando gli dei Ctoni, e Izanagi, sì, o è Izanami, ma mi sembra che sia Izanagi, è l'uomo, e Izanami è la donna, che è un dio terribile, potente invece, scende negli inferi picchiando tutti, ma alla fine che cosa fanno? Arrivano negli inferi per salvare la propria amata e riportarla in superficie. Ora, in questo caso si tratta di letteratura piuttosto datata e quindi inevitabilmente finisce in tragedia. In entrambi i casi vengono avvisati dagli dei dell'oltretomba, gli dei Ctoni per l'appunto, di non voltarsi a guardare la sposa che li segue fino a che non siano arrivati in superficie e tutti e due, Orfeo e Izanagi, cedono, si voltano e perdono per sempre la loro amata, che si squaglia, diventa uno scheletro, diventa di sale, diventa polvere, ma in un modo o nell'altro viene risucchiata indietro. Quindi questo viaggio in questo mondo ctonio, perché in questo caso il mondo degli oggetti persi, in questo caso, che fa un po' Toy Story, no? In un certo senso, è un mondo ctonio, cioè è un mondo sotterraneo, viene descritto come una sorta di scatola chiusa che si trova posta al di sotto
del mondo dove vivono gli uomini, sono storie già un po' viste e riviste. Tra l'altro, e adesso farò una citazione che nessuno di voi, tranne forse quel ragazzo di origini dell'est che c'è sul mio gruppo Telegram, coglieranno, scusatemi la pronuncia se è fatta male, ma Kuki Sevrasi, o Sevrasi, o Sevraki, o Sevraci, non lo so, quella di C, come si pronunci, ma è un film in stop motion con questi giocattoli che vengono per, con questo giocattolo, questo teddy bear, questo orsacchiotto che viene sperduto e fa tutto un viaggio per tornare dal suo bambino, insomma, in parole povere. Per quanto riguarda la storia, di esempi di cose da cui potrebbe essere stato tratto, a cui si potrebbe essere ispirata la Rowling, ce n'è a bizzeffe. Mentre parlavo con mia moglie me ne è venuta in mente almeno mezza dozzina, perché poi ci sono questi punti che sono quasi da Torre Nera, e adesso poi ne parliamo, e altri punti che sono quasi steampunk, sembra quasi di vedere Steam Boy con questo perdente, robotico, gigante, insomma, tantissime ispirazioni. Il risultato è comunque accettabile, la magia della notte di Natale, così via. Il libro è diviso in due parti, la prima parte, che è la più breve, ha un narratore esterno onnisciente e questi periodi molto brevi, molto sintetici, in cui praticamente si descrive tutto il prima, è una prefazione, no? È quello che succede prima della storia vera e propria, parla della vita di questo Jack, il bambino, che ha questo pupazzo, un mimalino, questo pupazzo di maialino, che tra l'altro, da come viene descritto, non è coerente con il disegno della copertina. Deve essere uno di quei pupazzi, se voi avete dei bambini o avete dei nipotini, qualcosa, li avrete visti, che sono praticamente una pezza quadrata o triangolare con agli angoli appesi manine, piedini e poi la testolina del pupazzo, che sono pupazzi fatti apposta per essere succhiati dai poppanti, no? Che si mette in bocca, gna gna gna, e li possono masticare e sbavare a oltranza. Sembra un po' uno di quei pupazzetti lì. Si parla del divorzio, del fatto che lui si lega ancora di più, cioè si stringe ancora di più a questo pupazzo perché è triste, perché il suo è divorziato, bla bla bla, e poi finalmente parte la narrazione vera e propria. Tutta la storia è raccontata dal punto di vista di questo Jack, anche se la Rowling spesso e volentieri mostra una ingenuità. Soprattutto mi ha lasciato un certo senso alla fine la Rowling fa i suoi ringraziamenti, no? E dice: il maialino di Natale che ho impiegato anni a scrivere. Ora, voi capirete che dopo aver impiegato due giorni scarsi a leggere un romanzo di poco più di 200 pagine con un font abbastanza ciccione, un'interlinea generosa, dei bordi esterni belli larghi, e che tutto sommato non è questo mostro di originalità, eccetera eccetera, uno pensa vabbè, magari l'ha scritto nei ritagli di tempo, ma appunto ci sono delle ingenuità abbastanza evidenti, nel senso che la Rowling è diventata famosa con Harry Potter, ok? Dopo il successo del primo Harry Potter ha dovuto cominciare a scrivere con grande velocità tutti i successivi, a un certo punto ne usciva uno all'anno ed erano sempre più grossi. Scrivendo in questo modo, un autore difficilmente matura più di tanto, però sapete, dipende molto anche dal pubblico di destinazione, tant'è che mia moglie non si è accorta di nulla e probabilmente un ragazzo o una ragazza non è adatto a bambini piccoli come avrei pensato, ma più a bambini magari dagli 8-10 anni in su, non fanno caso a queste minuzie, ma da un punto di vista squisitamente tecnico è molto ballerino. Il modo in cui Jack descrive ciò che lo circonda, il modo in cui viene descritto il mondo circostante, spesso salta da un personaggio che è Jack, che quindi racconta ciò che vede, ciò che sente, ciò che prova, ciò che capisce, a improvvisamente queste scivolate in narratore onnisciente che dà una descrizione del vastissimo panorama circostante e spesso mette l'accento, questo in particolare, su del modi di esprimersi dei vari personaggi che dovrebbero sottolineare l'indole di questi personaggi, ma che spesso e volentieri sono assolutamente impossibili da sapere per Jack. E quindi sono cose che mette la Rowling in più, no? Una voce crudele, una fredda risata, ridacchiando tra sé e sé, spesso fuori vista, fuori udito del personaggio. E questa è una cosa che, siccome noi autori emergenti dobbiamo sbatterci molto anche per tirare fuori qualcosa di tecnicamente accettabile, perché al giorno d'oggi
Le case editrici sono molto esigenti, d'accordo? Quindi questa cosa si nota. Mi rendo conto di aver già parlato tantissimo, ma in realtà la parte forte viene adesso, perché non vi starò a raccontare quello che succede nella storia, ma vi starò a dire alcune cose che mi hanno lasciato perplesso nello sviluppo della storia. Una cosa che sicuramente salta all'occhio sono queste ambientazioni senza senso. Praticamente questo mondo sotterraneo dove vanno a finire tutti gli oggetti perduti è diviso in tre città. Una città è la città degli oggetti assolutamente amati, adorati o indispensabili, e che quindi è una città molto bella dove tutti gli oggetti sono in attesa prima o poi di essere ritrovati dai loro padroni. Poi c'è la città del dove sarà mai, no? Che sono quegli oggetti intermedi che sì, non sono proprio indispensabili, vitali, però rappresentano un elemento importante, no? Anche nostalgico nella vita dei proprietari e quindi hanno buone possibilità di essere recuperati. Poi la città, quella dove finiscono all'inizio i nostri protagonisti, dove invece finisce la roba che forse ha una chance magari di essere riciclata o riutilizzata o trovata per caso venduta al mercatino, cose del genere. Poi c'è la landa degli lacrimati, dove ci sono gli oggetti assolutamente indesiderati che non hanno nessuna possibilità di essere recuperati, ed è dove risiede il perdente. Tra l'altro, piacevole gioco di parole, no? Perché il personaggio Jack, prima di finire in questo mondo per cercare di recuperare il suo giocattolo, dà del loser, no? Alla chiamiamola coprotagonista di quella particolare fase narrativa. Poi l'oggetto viene lost, cioè lui lose the object, ok? Lo perde, e quindi il cattivo, l'overlord di questo mondo di oggetti sperduti è il loser, il perdente. Il perdente suona un po' più giusto in realtà nella versione inglese come accezione rispetto a quella italiana, però mantiene comunque il significato. Quindi c'è questo, ma tra una città e l'altra c'è un'immensa distesa di nulla. Vengono descritti infatti questi viaggi lunghi, ore e ore e ore, attraverso lande brulle e gelate, che non hanno nessun senso. Cioè non viene mai spiegata o data almeno un'indicazione del perché questo mondo sia così incredibilmente vasto, ma tutto sommato le sue città siano incredibilmente compatte. Perché la città western del dove sarà mai è un posto, no, non è il dove sarà mai, scusate, è l'altra. È un posto così piccolino, viene indicato come un borghetto. Quell'altro posto è ancora più pressato. La città del dove sarà mai è una cittadina carina, ma sono delle piccole isole in mezzo a uno sterminato nulla. E questa cosa non ha nessunissimo senso. E ho trovato tantissimo quel senso di Torre Nera, dove ci sono queste enormi estensioni di landa brulla che loro devono attraversare, che vengono però spiegate dal fatto che si tratti di un mondo post-apocalittico, ok? In rovina, spesso radioattivo, velenoso, e quindi è normale che ci sia questo deserto. Ma perché qui c'è questo deserto? Non ha molto senso. Anche questa landa degli illacrimati che è così estesa, tralasciando il fatto che spesso e volentieri queste distese sono immense, ma in certi tratti sono necessarie ore ad attraversarli, in certi altri tratti la narrazione in uno schiocco di dita balza da un lato all'altro, cioè poca coerenza. Ma perché tutto questo spazio vuoto? E poi, con tutti gli oggetti persi da tutte le persone di tutte le età, di tutto il mondo, tutte le cose stanno in uno spazio così ristretto, dove tutto il resto è completamente vuoto, deserto. È una costruzione, un world building praticamente nullo, se ci pensate. La Rowling ha pensato a queste quattro città, le ha vagamente descritte, e poi ha detto in mezzo ci sono questi territori sterminati. E poi, altra debolezza. Jack è un personaggio umano in un mondo di oggetti animati, ok? Spesso e volentieri viene descritto come infreddolito, infradiciato, è scalzo, è in pigiama e con un dolore al fianco. E poi dice: no, ha un dolore al fianco, non ce la faceva più. E poi percorsero per altre 8 ore i binari. Ho detto: ma come? È un bambino in pigiama, scalzo, al freddo, affaticato e tutto, e per altre 8 ore. Ma cioè, io non pretendo il realismo, è un fantasy per ragazzi, però così è un po' una
sciocchezza, no? Concedetemelo, a livello di scrittura è una sciocchezza bella e buona. E anche lì ci sono gli elementi, c'è il caldo, c'è il freddo, ma gli oggetti a volte dimostrano di essere indifferenti alle condizioni atmosferiche. Poche altre volte la Rowling sembra ricordarsi che tutto sommato dovrebbe dare un senso a questa cosa, e quindi c'è una scena in cui questa forbice va a prendersi una pinta di olio, cioè se lo versa sulla vite di giunzione tra i due bracci della forbice, per evitare di gelare col freddo, ma per la maggior parte del tempo in realtà il freddo sembra irrilevante sia per gli oggetti che per Jack stesso. E questa è povertà di struttura. Proprio. Altra cosa senza senso, per metà intera del libro ci sono questi oggetti che sono stati sperduti e basta. Sono oggetti di tutti i tipi, oggetti preziosi o meno preziosi, usa e getta o di uso quotidiano, nostalgici come rubriche o giocattoli o di uso pratico come bussole, forbici, martelli e così via. Benissimo, benissimo. A metà improvvisamente vengono presentate delle emozioni o delle cattive abitudini o delle virtù o delle doti, comunque dei sentimenti astratti che infatti hanno una rappresentazione antropomorfa. No, sono personaggi dall'aspetto umano che magari emanano luce o hanno un aspetto un po' spettrale, così trasparente, eccetera, eccetera. Di colpo, dal nulla, senza averli mai presentati, mai visti, mai spiegati, non si parla più soltanto di oggetti persi, ma anche di altre cose perse. Io ho perso la capacità di suonare la chitarra, ci sarà il relativo spettro nel mondo degli oggetti perduti. Ho perduto la mia felicità perché mio marito mi ha tradito, ci sarà la mia felicità luminosa, incandescente in quella città là. E questa è una cosa che mi ha dato davvero fastidio, perché con grandissima facilità la Rowling avrebbe potuto nella prima metà del libro un paio di volte accennare o citare questa cosa e boom. E invece è come se per la prima metà del libro non ci avesse semplicemente pensato, poi gli fosse venuto di colpo in mente e avesse deciso di schiacciarceli a forza dentro, e questo è molto fastidioso. E poi per finire ci sarebbero altre cose, ma il video sta già andando lunghissimo. L'ultima cosa che ho notato è il fatto dell'antagonista, il perdente. La prima metà del libro non si presenta mai, viene sempre usato come un babau, uno spauracchio, no? E ci sta. Ci sta, non era neanche necessario vederlo, me l'ero immaginato molto diverso da come era stato descritto, ma vabbè. E poi a un certo punto viene presentato ma da lontano, si capisce che è altissimo, fa luce con gli occhi come fari, eccetera eccetera, e d'accordo. Ma quando finalmente alla fine del libro c'è un incontro tra Jack e il perdente, in due facciate se lo risolvono, cioè praticamente il monologo del cattivo, classico monologo in cui il cattivo in un certo senso spiega la sua filosofia perché è cattivo, e poi la situazione si risolve, il perdente non riesce a fare assolutamente niente, fine. E questo è incredibilmente deludente, perché mi avevi caricato di aspettativa davvero, davvero, davvero tanto. E tra l'altro, postilla attaccata a questa cosa, altra cosa, per molte volte all'inizio della narrazione, di quando si comincia a parlare del mondo degli oggetti perduti, viene spiegato che ci sono delle regole in questo mondo che vanno rispettate. Il perdente mangia solo chi non le rispetta. Poi esce che in realtà mangia anche tutti quelli che stanno nella landa degli lacrimati. Poi esce anche il fatto che ogni tanto il perdente non le rispetta queste regole, eccetera, 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 che già è un po' così, ma poi in tutto il libro viene spiegata un'unica regola e nessun'altra, ovvero che gli oggetti non devono scappare dalle loro città di pertinenza. Basta, non ci sono altre regole. E quindi, quindi qual è il risultato? È che la lettura è stata gradevole, è stata scorrevole, è un romanzo che vi consiglio di leggere. Sì, è leggero, è carino, è simpatico, è molto natalizio, assolutamente, ci faranno quasi sicuramente un film sopra perché si presta, sembra pensato apposta per la pellicola, ma a livello di stile, di scrittura, di struttura, di narrazione, di retropensiero, di world building, di tutto quello che ci dovrebbe stare dietro un libro scritto bene, come si deve, da parte di un'autrice così famosa che ha tutto il tempo di scrivere le cose che vuole per bene, nessuno gli corre dietro, lei scrive per hobby, è miliardaria, non le serve, lo fa per passione, allora fallo come si deve. È un peccato, perché le accortezze necessarie per sistemare le cose di cui ho parlato finora
sarebbero veramente poche, una riga qua, una riga là, una specificazione, un punto, una riga in meno, tutto sistemato. Invece no. La Rowling e chi le ha editato, corretto, controllato, approvato, commentato il testo hanno fatto un lavoro superficiale. E questo è un peccato. Ciononostante, ve ne consiglio la lettura e un 3 stelle su Goodreads glielo date. Trovate il link qua sotto Amazon per acquistarlo insieme ai soliti link, no? Il mio Telegram, i miei racconti che non c'entrano niente, sono completamente un'altra roba, sono horror e fantascienza, la mia pagina Facebook, date un'occhiata alla descrizione e naturalmente come sempre un mi piace, iscrivetevi nel caso non foste iscritti, condividete il video per aiutarmi a far crescere il canale e lasciatemi un commento. Avete letto il maialino di Natale? E se sì, siete d'accordo con le mie osservazioni? Ma lasciatemi un commento costruttivo, perché quello è il bello, perché lasciare un commento a caso non ha senso, lascia il tempo che trova. E per il resto, grazie per avermi seguito fin qui e vi ricordo che come sempre noi ci vediamo con un nuovo video lunedì prossimo alle 15 puntuali.